Na 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 Hello you baby na 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 pa pa da na 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 Bene, grazie per la sigla, grazie per questa breve sigla, grazie a tutti, benvenuti nella seconda parte di The Life Show. Ci sono sempre io a condurre questa puntata, una puntata ricca, ne vedremo delle belle. Abbiamo veramente tantissimi ospiti, scusate ragazzi, ma ci sono dei problemi tecnici. Pazienza, ragazzi, c'erano dei problemi tecnici, li ho risolti. Ripeto, c'erano dei problemi tecnici, li ho risolti. Io ringrazio ancora una volta i miei operatori. I miei tecnici che sono veramente insuperabili hanno risolto i problemi e subito siamo di nuovo in onda. Vogliamo fare un grande applauso a tutti i miei collaboratori? Bravi, bravissimi, eh? E tutto lo studio 4 che lavorano veramente 24 ore su 24, non scherzo, eh? Per farci andare in onda anche d'estate, eh? Lo vogliamo ringraziare tutto lo staff, dai, tutti insieme, forza! Siete bravissimi, ragazzi, eh? Grazie, veramente di cuore. Ringrazio il mio regista Paolino Ricchedonna. Paolino, tesoro mio, mi ha fatto un salutino, voi non l'avete visto, ma Paolino Ricchedonna è affettuoso, eh? L'ho rubato a Barbara D'Urso perché lui sono lei che lo tiene tutto l'anno, io lo tengo d'estate. Facciamo, come se fosse uno secchiotto, eh? Un po' se lo tiene lei, un po' io, insomma, io la D'Urso, io e la D'Urso, siamo amiche, siamo così, siamo gemelle separate alla nascita, eh? E noi eravamo siamesi, poi ci siamo staccate. Lei è andata a condurre pomeriggio 5, io conduco di live show. E chi gli è andata bene e chi gli è andata meglio non si sa. Comunque, lei sta a Mediaset, conducevo pomeriggio 5, vedi un po' tu. Io so qualche lesaggio, conduco di live show a quest'ora. Beh, comunque, ragazzi, io volevo salutare, dato che l'ho citata, Barbara D'Urso. Barbara, sei grande, sei un mito. Sei grande veramente anche perché vogliamo fare un grande applauso alla regina anche di quest'anno del pomeriggio di Canale 5 in assoluto. Barbara D'Urso, sei the best perché anche quest'anno lei ha vinto la sfida contro un'altra grande conduttrice veramente Mara Winier, che facciamo un applauso veramente a Mara che è la zia nazionale di tutto, di tutti veramente, non ce lo saremmo mai aspettati, eh? Senza offesa per Barbara D'Urso che Barbara vincesse la sfida su Mara, però ha vinto Barbara D'Urso che noi vediamo, bravissima insomma, però Mara Winier purtroppo ha dovuto soccombere, l'anno prossimo non sarà a condurre la vita in diretta, ci sarà qualcun altro, magari chi lo sa, Cuccherini, magari Lorella, forse la prossima candidata, chi lo sa. Comunque sarebbe un buon passo per lei. Mara non sarà a condurre la vita in diretta, comunque, ritornando a Barbara, complimenti perché lei vince e a settembre condurrà come sempre la nuova edizione di Pomeriggio 5, Barbara sei la migliore. Senza offesa per Mara, perché anche lei, insomma, Barbara è la migliore, the best, eh? Barbara, complimenti. Un bacio, so che mi stai guardando, sei davanti al televisore, eh? A Formentera, nello yacht liberatore, eh? Insomma, stai guardando pure me, cioè, proprio, sai, ti proprio spiegare, voglio dire, di sera, con tanti bei ragazzi sullo yacht del Briatore, ti metti a guardare sul televisore, adesso, cioè, veramente, secondo me, la nuova. Vabbè, un attimino, giusto un attimino mi guardi, però poi, insomma, voglio dire, d'estate a guardare la televisione, insomma, non dovrei dirlo io che la faccio, però una Barbara D'Urso dovrebbe fare altre cose, no? Vabbè, comunque guarda la TV per meglio, non vorrei, dai, su, qua, va, lei fa la vita mondana, fa la TV, la guarda, fa tutto, Barbara riesce a fare tutto, perché se si organizza riesce a fare tutto, e non è che si organizza Barbara, eh?
Dolce amaro, il tuo sorriso, dolce amaro, la, dolce amaro. Ricordate una Barbara D'Urso che vedevate molto spesso nei filmati all'inizio della carriera con un fiore qui, eh? Barbara D'Urso che faceva dolce amaro, il tuo sorriso, dolce amaro, dolce amaro, vedi che siamo gemelle, separate alla nascita, eh? Non ci crede nessuno, invece sì, ci hanno separato alla nascita. Guarda, se becco il medico che ci ha separate, veramente io a quest'ora o stavo a condurre pomeriggio 5 con lei, o lei stava qui a condurre The Life Show su Telesergio Rete Oro. Comunque, e vabbè, bene, la regina di me e della regina di Mediaset e della TV in assoluto, Barbara D'Urso, Sua Maestà televisiva. Passiamo ad un'altra grande signora della canzone, però, perché verrà a trovarci una grande signora della canzone che è Iva Zanicchi. Tra pochissimo ci racconterà tutta la sua vita professionale e privata e cose che non ha mai raccontato a nessuno, perché ci farà una bella Sergio intervista. Quindi parleremo, ci saranno anche molte sorprese per lei. Iva, tra pochissimo, adesso è in camerino che si sta preparando, tra poco l'avremo qui in studio. Attenzione, perché insomma ci sono delle belle sorprese per lei, non vi riparto. Ragazzi, che ci tocca fare, che ci tocca fare, ma insomma, e poi avremo niente proprio di meno che, indovinate un po', in collegamento telefonico avremo Anna Mazza Mauro. Non è potuta venire qui in studio la mitica, amatissima signorina Silvani della saga, la saga Fantozzi, sarà in collegamento telefonico, però ci ha detto che la settimana prossima sarà qui in studio e le farò una bella intervista come si deve in onore della sua enorme carriera, grande attrice. Con la grande attrice e tanto, tanto altro. Un bacio alla nostra Anna Mazzamauro, che tra poco, però, per oggi, in collegamento telefonico. L'ultimo collegamento telefonico, attenzione. Eh sì, già. Io volevo ripresentare, se era possibile, oltre alla mia demo band diretta dal grande Devo Mostarli, che vedete, non la vedete, vabbè, non fa niente. Comunque, ringrazio i miei boys di nuovo. Sono Roger George, sì, assieme. Sono pure loro gemelli separati alla nascita. Loro sono veramente, no, Roger Gard e George Leonard. Venite, tenetemi che casco, perché ho 20 centimetri di tacco spillo, questo spacco vertiginoso, aiuto, perché loro sono altissimi, sono due modelli, 20 centimetri di tacco, sono più alta di loro, sono 2005, aiuto ragazzi, mamma mia, casco, tenetemi, vi prego, ho messo tacco 20, mamma, mi fanno male i piedi, non riesco a stare più in piedi, su questo palcoscenico, mamma mia, ma che studio meraviglioso, sono veramente contenta di avere questo studio, perché dovevo scegliere tra lo studio 4 e lo studio 5, io ho detto, prendiamo lo studio 4, veramente non l'ho deciso, io me l'hanno appioppato, no, vabbè, pazienza. Che te devo, rifacciamo finta che l'ho deciso io, facciamo. Comunque, il mio regista, Paolino, che donna, mi senti? Ho un po' di tempo per dedicarti a te. Tu scherzi sempre con Barbara D'Urso, perché non scherzi anche con me, Paolino, forza. Sì. Guarda i miei coautori come si la ridono, lo vogliamo inquadrare? Perché mi scrivono certe battute veramente pazze, che io non dirò mai. Vogliamo inquadrare Alberto Tovaglia? Perché, guarda come ridono, non li inquadrano, perché, no, guarda, ma la vogliamo finire? Uno che si sintonizza adesso davanti al televisore dice, questa è matta, la conduttrice è diventata matta, perché insomma, guardano me, vedono me, che fa parlare da sola, no? Ci sono i miei coautori che mi fanno che non inquadrano, perché il regista è un fifone a favore degli autori. Non li inquadrano i miei coautori, perché mi fanno delle.
Quando scherzano, ridono, quando ci fanno i cavoli loro per non dire altro, eh? Che siamo in diretta, eh? Sì, non inquadrano, guarda un po', ma io vi licenzio tutti, va bene? No, scherzo, dai, fate pure bene, perché insomma avete famiglia, dai. Allora, ragazzi, basta, miei cuotori, come se fossero i miei moschettieri, eh? Io sono D'Artagnan, e loro i miei moschettieri, grazie per D'Artagnan. Ah no, casomai sono la contessa d'Orleans. Comunque, andiamo con la scaletta, va? Perché è ricchissima, ci sono un sacco di cose. Io do un bacio al mio regista meraviglioso, Paolino Ricadonna, che è venuto a trovarmi perché oggi è il suo compleanno di Paolino. Tra poco avremo una mega torta che abbiamo preparato. Svelate la sorpresa di Erika, donna. Ah, sì, ti ho rovinato la sorpresa. Chi se ne frega? Andiamo nei nuovi mostri. Andiamo nei nuovi mostri. Andiamo nei nuovi mostri. Oh, Barbara D'Urso va nei nuovi mostri, andava nei nuovi mostri tutte le settimane. C'è gente che fa i salti mortali per andare nei nuovi mostri tutti i giorni, noi non riusciamo ad andarci. Cosa dobbiamo fare per andare nei nuovi mostri da settembre? Eh? E allora, Paolino Ricadonna, ho svelato una sorpresa. Allora, speriamo. A proposito, saluto tutta la Striscia la Notizia, che adesso è in vacanza. Antonio Ricci, me lo leggo un po' perché no, Antonio Ricci, siamo amici perché siamo stati a cena assieme l'altra sera con Antonio Ricci, eravamo io, lui, Michelle Hunzinger e Giulia Bongiorno, che sono assieme, come sapete, nell'associazione Tocca di Ferro, comunque, eravamo in quattro donne in pratica, io, Antonio, Giulia, Michelle e Giulia, insomma, siamo stati a cena in un ristorante, ha pagato Antonio però, ci mancherebbe pure. Dai, su. E comunque, io non c'ho una lira, perché sono qui a Telesercio, lui lavora a Striscia, guadagna 1 miliardo, io lavoro a Telesercio, non mi danno niente, cioè, questa crisi pure, dai, a malapena pago l'affitto, del superarsi con la pizza di Spagna, che non scherzo. Comunque, ricapitolo, cioè, siamo stati a cena tutti e quattro, io, Antonio, Michele e Giulia, buongiorno, e quindi, che è successo? Che appunto, insomma, scherzavamo, poi a un tratto lui mi ha detto, ti piacerebbe andare nei nuovi mostri, non ci vai mai. Ma io non lo so, io glielo dico sempre che mi domanda a fare, sai, la sala risposta, no? E Antonio mi dice, ma no, insomma, te lo dico ogni volta che lo vedo, gli dico, Antonio, mi mandi nei nuovi mostri? E lui dice, va bene dopo, adesso c'è Barbara, va bene un'altra volta, adesso ci mando Barbara D'Urso. Guarda, Antonio, io te lo dico in diretta, se non mi mandi nei nuovi mostri, veramente mi arrabbio, va bene? No. Cosa faccio non lo so, però mi arrabbio, cioè tanto. Comunque, mi arrabbio e mi attacco, che te ne dico, no. Comunque, Antonio Ricci, mi raccomando, comunque abbiamo fatto una cena molto carina, che entra all'ome di Cantera. Cavolo, perché eravamo in quattro, cioè, no, una cenetta molto carina, intima, c'era l'orchestrina, c'erano i violini che suonavano, questo cavolo, no, eravamo in quattro, insomma, abbiamo mangiato la pizza, abbiamo mangiato la pizza, noi ci siamo divertiti, abbiamo passato una bella serata tranquilla, io, Antonio Ricci, e Coso, Michelle, Hunzinger e Giulia Bongiorno, sì. Poi, però no, mi sono ricordato che si è agiunto anche Coso, Enzo Iacchetti, sì, è venuto pure lui, è stata la metà della cena, ha detto, vabbè, rimango, insomma, si è messo a suonare, come fa lui, insomma, musicista, anche se no, si è messo a suonare la chitarra, insomma, abbiamo passato una serata tranquilla, e poi siamo stati a casa di Antonio, ci siamo divertiti, insomma, siamo stati in discoteca, poi abbiamo fatto colazione all'alba la mattina, una bella notte lunga, una lunga notte, veramente. Molto, speriamo, una notte molto bella, eh? Vogliamo dare la linea alla pubblicità, vabbè.